potevano, cioè uno che aveva le mani di E.T. E.T. telefono casa. Pranzetto in solitudine, anzi in compagnia delle mie numerose spezie. Che devo metterci? Prezzemolo, peperoncino, sale rosa. Vado a mettere qua sopra. Questi sono 150 grammi di riso basmati, adoro. Pesce spada affumicato, tante proteine. E un po' di ceci che sono tanto buoni. Salsa di soia e limone, yummy yummy. Ecco come diventa, dopo aver aggiunto tutte queste spezie, la salsa di soia sui ceci. È buonissima. E non dimentichiamo un filo d'olio a crudo, che fa tanto bene ed è buonissimo. Da porcellosa prendere un biscotto enorme. Io sto usando questi qua, sono quelli che ho comprato al Todis, che ho fatto pure il video, all'avena, buonissimi, senza olio di palma e senza schifezze. Yogurt e stracciatella, super porcellosissimo ovviamente. Con quello bianco sarebbero stati troppo light. E coprire. Oh, abbondante. Ma è buono, guarda. Mettere un altro biscotto sopra. Ecco così. E Ringo. Mangiare. Buonissimo. Continuare così finché non finisce tutto il pacco di biscotti. Puccino, guardate quanta schiuma che faccio. Fatto io? Ciao Nancy, sto facendo lo shampoo. Sono bellini questi, sono tipo top. Top sportivi, sono pure in promozione, 10 euro. Mi piacciono? Ah no, senza imbottito. Forse un po' più là. Bellini. Verde, tutti i colori. Tipo vorrei comprare un pantalone corto, tre quarti. Ma questo è tutto per la palestra. No, con le palline in palestra no. Non è il caso, dai. Bellina. E rosa non è da te. Invece io questa. Viola non c'è. Nera con la seta fucsia, piace assai. E poi ci devo mettere qualcosa sotto. Guarda, ci sta anche questo a tre quarti. Questo lo metti per questo tuo. È carino, simile, sì. Però guarda dietro com'è, metto il culo, fa push up. Come dici? Però c'è anche questo. Ma è L però. Grande, eh? Andiamo a provare le cose. Ma questa rosa non è da te. Sono belle queste qua. Mi piacciono assai. Guarda, che soltanto la sono le nuove, queste qua. Fanno guarda tutti i colori. Anche grigie, nere. Ma queste qua così sono belline. Sarebbero quelle, giusto? No, quelle è un altro tipo. E quelle mi piacciono. Sono più carine. Queste sono più femminili, secondo me. Queste qua mi piacciono di più. Perché ci sono tipo dei fiori. Che sono gas. Si sono con la guerra più bella, è che sono con bianche, è che se sono con nere, vedi? È più bella, e poi tengono questi pallini bianchi, sono più femminili. Che bel taglio di capelli ci siamo fatte, di qua. Io mi sono fatta sto ciuffo cortissimo. Io ho avuto paura di farmi il ciuffo. Guardate, guarda com'è corto, che poi quando me ne faccio ricci. Infatti, come fai? Ho proprio osato dal parrucchiere oggi. Non sembra, ma l'abbiamo tagliato un sacco. Tagliato un sacco perché poi sono lisci. Guarda come sono corti. Cioè, a me da lisci arrivavano qua. Ho trovato tipo 5 in un palmo. E quando li farò ricci saranno tipo qua, quindi sono tipo corti. Ma sono belli, eh? Sì, sì. Mi piace come sono venuti con sto ciuffo. Guarda, poi faccio. Lo butto dietro. Vi piacciono, ragazze? Fateci sapere nei commenti se vi piace questo cambiamento. Belli qua. Adesso proviamoci le cose. Bellina, questa è gente. Nancy, come ti va questo altare? È carino. Sta bene. Dove sei carino? Ho tradito la Nike. E sembra Barbie. Barbie nera. Eccoci, mamma mia. Che bello questo nuovo look. Ragazze, poi quando fai i capelli al parrucchiere sono super lisci.
fresci e lucidi. Noi ovviamente ci siamo portati tutti i nostri prodotti, certo. È vero? Shampoo e balsamo nuovi. Fai vedere la busta. Fai vedere la busta. Fai vedere la busta. Mi dico quando attento, mi comanda. No, tengo la busta di Cisalfa qua che abbiamo comprato, le cosine che abbiamo comprato. Poi casomai vi facciamo vedere in un video tutte le cose che abbiamo comprato. Comunque è buono Cisalfa perché praticamente ti fa tutti sconti per tipo almeno da noi, poi però puoi usare per il mese dopo. E quindi ogni mese andiamo a consumare sto sconto. Vai là e comunque spendi. È una droga, è una droga, praticamente Cisalfa. Comunque no, tengo. Vabbè, la borsa dove sta? La qua, busta? Ah, eccola qua, voleva far vedere Nancy la busta dei prodotti. Sta pure lì. Abbiamo portato questo qua, c'è la busta. Questo qua è lo shampoo, quello là di Gently che abbiamo comprato al Todis, che mi sta piacendo abbastanza. Infatti poi vi farò la recensione completa in un nuovo video dei prodotti a suo mercato. Assolutamente vi devo parlare di questo nuovo shampoo, che non c'è male, Nancy, sì, capite, sì, li fa lucide belli. E adesso andiamo a mangiare. Vi piace questo smalto? Come è bello lo smalto rosso? Io invece ho visto questo chiaro, non so se si vede qualcosa. E io rosso, è più bello. Giornata. Guarda, poi tengo le unghie tutte. Nancy, guarda le mie unghie, ti piacciono fatte così? Sono tonde? No, non sono tonde, sì. Sono a mandorla si chiamano. Sono belle, sembrano ancora più lunghe affusolate, guarda qua. No, mi piace. Quando andavo a scuola mi sfottivano, dicevano che avevo le mani di E.T. E.T. telefono casa. E.T. telefono casa. No, mi piace. Tengo questo video zic zic è lungo, pare che si spezza, guarda qua. No, mi piace. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, adesso andiamo a mangiare. Chissà cosa. Di relax. Ci vuole serata donne, fisso una volta a settimana dobbiamo uscire e ci dobbiamo sfrenare proprio shopping. E dobbiamo spettacolare. Dobbiamo spettacolare, poi dobbiamo mangiare fuori, ci dobbiamo buffarci senza praticamente nessuna restrizione, quindi spesso ci pigliamo anche il dolce e tutto. Solo per il metabolismo, lo solo per dare una botta al metabolismo, no, proprio contro voglia. Spesso una volta, a volte anche due volte, sì. Come capita di solito, una volta durante la settimana e una volta il fine settimana, e un'altra volta durante il weekend. Sì, assolutamente sì, perché veramente ogni tanto gli uomini si devono mollare, ragazze. Sì, mollateci. Non vi fate mettere in quelle storie ossessionate, sempre assieme. Ogni tanto ci vuole un po' di libertà. Infatti siamo più assieme noi, anche sì, è vero, che con i nostri fidanzati, è vero. Sì, che con le amiche, ma pure con la mamma, uscite, non sempre col fidanzato, non sempre, perché comunque secondo me come ti liberi la mente, ti sfoghi, ti liberi, sì, con la tua amica, non è... Proprio che è più bello da fare insieme con donne, donna, tipo lo shopping. per esempio pure a me, tipo per esempio lo shopping, lui diciamo che non è che non è impaziente oppure così, però io lo vedo che comunque non è... Poi non ti fidi del consiglio come di tua sorella? No, assolutamente così, perché lui di qualsiasi cosa metti, sì, bello, ti sta bene, come per dire, basta che ce ne hanno a casa, sta bene tutto. Agli occhi dell'amore, dai, sì. Come sei no, bella. A volte, sai, ho fatto per scherzo, mi sono messa i vestiti che io tenevo che ero andata. Questi ti piacciono? Sono belli questi, stanno bene, non si è accorta che i vestiti che erano i miei. Cioè, i maschi così sono, e quindi noi non li dobbiamo obbligare allora a stare con noi. Poi ci vuole anche un po' di fiducia nel rapporto di coppia, diciamo la verità, perché sennò ci vogliono anche i propri spazi. Ci vogliono propri spazi, ci vogliono parlare, perché è importante, no? Avere un altro punto di vista di una sorella, di un'amica, della mamma, non sempre solo il fidanzato. È importante, vero Nancy? Perché poi quando il fidanzato ti lascia, allora poi che fai? Stai solo tu? E non va bene. Tanti ragazzi. Guarda, questo è solo tu. È la mimica per solo tu. Solo tu. Babà. Come babà. Comunque tengo una fame esagerata, ovviamente. All you can eat. Nulla di nuovo. All you can eat. All you can eat. Ragazzi, ma com'è bello lo you can eat? È una cosa troppo fantasmagorica. È proprio bello perché tu vai là e sai che ti puoi tracannare tutto e l'impossibile senza tregua. Io devo dire che non ce ne siamo un po' tirchi, così risparmiamo anche i soldi. Ci paghiamo tanto perché paghiamo fisso. Tanto ci odiano. Sono anti giapponese. Però noi, Dio di verità, non buttiamo mai nulla. No, mai. Mangiamo mai. Sempre tutto, quindi cosa importantissima. Nancy, appena
arrivate le salsine. Wow. Non mi ha visto nemmeno. Subito mi ha portato tutte piccanti. Le salsine. Sì, sì, perché sai che la madre da qua ci dobbiamo prendere tutto, tutto, tutto. Ma quali sono gli udon che prendiamo noi? Questi? Quelli tipo a bucatini. O questi qua, gli yaki soba, o gli yaki udon. Cari, gli yaki udon sono i più buoni. Rusa e getta si chiamano, non è così. Le bacchette di legno, combattendo con i giapponesi. Che c'è? Sei triste? C'hai fame? Solo le alghe, ma che sono? Solo le alghe, ma che sì, ma pecora? Yummy. Questo come si chiama? Yakimeshi. Yakimakimeshi. Questi sono buonissimi, da mamma. Come? Sono tipo di selva, le fave, buono. Eccolo. Il sashimi, il nostro preferito è in Italia. Quello è piccantissimo, sei pazza. Mi piace troppo questa fave. Quante cose non metto? Tantissima. Vedete, con questi vicino diventa proprio sì. A te, cosa salsa? Ma sembra che siamo in una discoteca. Che casino. Questi poi sono troppo buoni. Questi sono gli udon, alla fine. Bravo. Quelli che loro dicono tagliatelle, invece sono bucatini. Bucatini. Buonissimi. Poi il gamberi, il pesce. Senti, ho sbottolato il pantalone. Pure io l'ho sbottolato. Sto scoppiando, ma adesso facciamo un'altra ordinazione. Prendiamo spiedini di pollo e tu di salmone. E poi pigliamo nigiri, questo è buonissimo. Con l'avocado e il salmone è ottimo. Nigiri, che già stiamo mangiucchiando. Nigiri per me? Ma lo stanno? Guardati! Sono buoni i nostri. I nostri preferiti. No? Mirine, basta, ma che cacchio, anche questi involtini di salmone e involtini di pollo. Ma confessiamolo, quanti eravamo a mangiare? Esageravamo, sì, eravamo 15. Ma mi sto scoppiando, però ce la possiamo fare a mangiare. Sto qua nella mia stanzetta studio. Ciao Max, sei a cuccare? No. Oh. Ah, chiappa, vai. Eccolo qua. Praticamente qua c'è il mio computerino che mi devo caricare e montare il video. E qua c'è questa panca. E voi, Max, stasera vuoi essere protagonista. Qua c'è la mia panchetta che mi sono fatta portare da Max perché ce l'aveva lui a casa sua. Non l'ha mai usata perché è un secco. Con i pesi, così qualche volta mi posso allenare anche a casa. Yeah, uepa! Allora, ti piaccio? Con il mio nuovo taglio di capelli? Eh? Guarda che bel ciuffino mi sono fatta. Ti fai i capelli e te ne esci, non so bene dove vuoi. Ti piaccio? No, ti fai i capelli e te ne esci. E cazzo faccio, sta sempre con te? E vedo tu. No, me ne esco. Ma vedo che ti sfondo. Stai buono. Hai capito? Me ne esco. No, guarda. No, niente. No, guarda. Niente. Però ho mangiato molto. Sono scoppiato. Non si vede, fatta la panza. La panza che ne mangia. Ho chiesto a Max di montare il video. La prima volta. Perché mo adesso dopo lo vado a riguardare. E lo carico. Poi mi faccio la tisanina. E vado a dormire. Aspetta che mia sorella mi ha mandato un messaggio su WhatsApp. Ha inviato un'immagine. A me me l'ha mandato. No, a me ha scritto ti ha inviato un'immagine. A me. E ti piacciono le mani? Con queste mani ti posso affogare. Ho visto che ti sfogo. Guarda queste mani. Sono rosse. Vabbè. Vabbè. E mandiamo un bacio grande. E buonanotte. Guarda che addominali. Con tutto il mangiare. Sono duri duri, Ma sei stanco, come mai? Stanco. Sei proprio un vecchietto.
mi scordata, ma io non c'è cuoio panzolo, non lo vedere. Ma adesso noi addominali. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. 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 Non dormi. Buonanotte. Compagni al lavoro presto. Thank you.